Buonasera a tutti, io sono Stefano Bargiacchi Prof. Ste. Vi do il benvenuto a questo webinar con Eugenio Sartorelli e Davide Biocchi. Webinar dedicato al trading multi day e all'operatività swing, un'operatività particolarmente importante in questo periodo dati i movimenti di mercato e la volatilità che va e viene. Secondo me davvero una volatilità e un tipo di mercato che spinge ad allargare un pochino i time frame e quindi non poteva esserci un momento migliore per fare un webinar dedicato a questo. Con noi come sempre appunto Davide Biocchi insieme ad Eugenio Sartorelli, vedete già il disclaimer. Davide, buonasera, benvenuto. Allora buonasera a tutti e prima di tutto spendiamo qualche momento per prendere confidenza con il disclaimer perché questa è una cosa importante, molto importante, il disclaimer è quello che ci permette, diciamo così, di rimanere eh, consapevoli che quello che diremo io Eugenio ovviamente ha questa premessa oggi condivideremo con voi alcune cose, condivideremo con voi alcuni grafici ed evidentemente ci teniamo che eh, sia chiaro questo aspetto che viene prima, viene diciamo prima di tutto è importante quindi fondamentale che noi siamo consapevoli che questo disclaimer è assolutamente ben recepito da voi quindi eh, molto molto importante eh, capirci che è proprio perché voi prendete atto di quello che io vi scrivo qui eh, questo è il motivo per cui siamo in grado di parlare liberamente, senza peli sulla lingua, sempre facendo come ci capita di condividere, diciamo così apertamente, quello che pensiamo con voi. Allora eh, diciamo che possiamo immaginare di avere preso atto della situazione, quindi introduco me stesso in video e Eugenio Sartorelli. Ciao Eugenio, intanto come stai? Ciao Davide, benissimo e carico per questo video. È molto carico per questo video. Bene, ok, allora pregherei Stefano magari se vuole inserire nel eh, canale, diciamo nella chat eh, Beh, di, no. di, del webinar, se vuole inserire il numero di WhatsApp. Eh, questa sera sì, usiamo la chat per dialogare con voi, ma il numero di WhatsApp vi rimane perché è il modo con cui noi possiamo restare in contatto sempre, quindi mettete, eh, diciamo così, eh, fa, fate clic lì sopra oppure prendete nota. Il 351-8299-232 è quello che ci consente poi di stare in contatto anche se noi diciamo così non siamo poi più eh, in, dal vivo live. Quindi per chi lo guarda in registrata, penso che molti potrebbero guardare poi questo webinar in registrata. E tanto ne approfittiamo per salutarvi. Allora, eh, Eugenio, giusto per come dire, cominciare, no? giusto per avere. Un incipit, intanto che aspettiamo che tutti quelli numerosissimi che stanno arrivando si colleghino con noi. Io direi di andare a vedere che cos'è, cioè di partire da questa cosa che è la definizione. Lo facciamo utilizzando lo strumento degli amici di Traderpedia, il Buon Stefano Fantoni. Insomma, ehm, eh, questo è proprio un servizio ottimo per chi vuole. Conoscere magari anche un po' meglio i termini della finanza, andiamo a vedere che cos'è eh, quello che noi chiamiamo lo swing trading. Allora, Eugenio, io metto un attimo questo, tutti lo possono guardare, ma se tu vuoi cominciare a fare un commento da parte tua di che cos'è, cosa intendiamo noi per swing trading o trading multi-day, diciamo, eh, ecco, cercare sì. di capire come cominciamo ad approcciarci, che tipo di orizzonte temporale vogliamo avere insomma eh, una serie di ragionamenti che noi dobbiamo fare capendo prima di tutto qual è la caratteristica dello swing trading, vai Eugenio Beh, prima di tutto eh, vediamo che, credo che lo faccia anche Traderpedia, eh, lo swing trading è una tipologia di trading multi day tra i vari trading multi day c'è lo swing trading, direi che lo swing trading è quello più confacente a quella che è l'analisi tecnica e quindi se se posso anche ho preparato proprio una slide e dopo ritorniamo su traderpedia vai eh, vai ho una, slide. una slide di ehm, ecco qua un attimo arrivo eh perché la prima condivisione non viene mai bene eccolo qui eh, intanto vediamo il trading multiday multiday e poi entriamo nello swing trading il trading multiday è intanto utilizzo delle barre di tipo giornaliero o settimanale mensile già andiamo fuori ma il limite è eh, giornaliero o settimanale non barre intraday prima cosa seconda cosa fondamentale le posizioni si tengono overnight con tutti i, i rischi annessi e connessi e anche i pregi ovviamente l'operatività è preferibilmente rialzista e rialzista perché perché non tutti i broker consentono di, di fare overnight lo, sh lo short o Comunque, eh, per, per alcuni broker eh, ci sono dei titoli limitati, solo su alcuni titoli si può fare lo short e i costi potrebbero essere anche elevati. Quindi, tipicamente è un'operazione più da m, position trader che vede più la, la parte long. Questo non vuol dire che, che non si possa fare lo short, ovviamente. E come dicevo, appunto, all'interno del termine di molti day, una della de de più utilizzata che utilizza gli strumenti tecnici è lo swing trading, cioè il, il, il trading sulle oscillazioni, sulla, sulla parte ciclica dei mercati quello lo vediamo poi. È impo importante, 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 qui i prezzi che si guardano sono soprattutto i prezzi di chiusura, è chiaro che il minimo, il massimo, poi vedremo un sacco di esempi, e l'apertura sono, sono dei livelli importanti, ma nelle barre daily il prezzo di chiusura fa la differenza perché è il prezzo che all'interno della testa di tutti i, i, gli analisti, i trader e, e i gestori, è il prezzo che rimane nella loro testa, nei loro computer, nei loro sistemi fino all'apertura il giorno dopo. Quindi è il prezzo su cui ragioneranno per un lungo tempo e su cui si faranno molti calcoli. Quindi molto più che nel trading 3D, il prezzo di chiusura è fondamentale nel trading multiday. Aggiungo l'importanza dei volumi tra l'altro qui ricordo proprio delle tecniche più sofisticate che vi ha già introdotto Stefano Bargiacchi, poi vi consiglio di seguire il suo corso perché i volumi ci danno delle informazioni molto approfondite. Ma nel, nel termine di Grazie, multi metto il, link, metto il link in, in chat. Grazie. Che, ...che è una tecnica ulteriore a quella del suo dei volumi, ma noi cerchiamo di fare cose più semplificate, più... Più, più semplici e i volumi sono importanti nell'interday, ma nel multi-day per la stessa motivazione che avevo detto, che chiusa la giornata il volume è quello fino al giorno dopo e quindi su quel valore ci ragionano fino al giorno dopo i trading system, i gestori e così via, acquisiscono una importanza maggiore. Poi faccio vedere anche lo swing trading, poi lascio a te Davide anche delle puntualizzazioni tue perché sicuramente poi tu avrai delle cose da aggiungere o da togliere perché qui metto ovviamente non c'è la definizione dell'enciclopedia del, dello swing trading. Il, il trading swing che è principalmente multi-day, quale caratteristiche ha? Primo, non devo sempre essere davanti al computer, posso anche guardare la chiusura o prima della chiusura o comunque dopo la chiusura. Si può pianificare meglio il trading perché posso pianificare il trading a mercati chiusi, quindi senza l'emotività dei mercati che continuano a fluire. E questo può produrre minore stress. Non necessariamente perché abbiamo detto che c'è il problema dell'overnight, che potrebbe anche avere un effetto, un effetto contrario, ma mediamente lo swing trading, il multi-day, provoca minore stress. Leva la leva in genere non si utilizza, o se si utilizza la leva, si utilizza la leva molto bassa. Nello swing trading. Come dicevo, il, il punto, se vogliamo, più a sfavore, o a favore anche per altri versi, è, sono le posizioni overnight. Overnight e eh, io non ci posso fare niente, mi prendo poi al mattino tutto quello che succede al mattino. Lascia a te, Davide, se hai cose da aggiungere, togliere o da, da puntualizzare, ma guarda, io devo dirti che eh, intanto riprendo la condivisione. Proprio eh, direi che tu hai già dato una bella definizione, ma Andrei proprio a prendere questa, a, a, proprio a fare la lettura, diciamo, certo. per, qualche, per qualche attimo di quello che dice, diciamo così, eh, Traderpedia, perché poi alla fine eh, io trovo che cercare le cose su internet eh, anche così prendere, dare soddisfazione a chi scrive le cose direi che è eh, ottimo. Allora. Proprio Fantoni, socio siatra, ricordiamo, un, un socio siatra certo. bravissimo assolutamente. Lo swing trading è uno stile di trading che si pone in una posizione intermedia tra il buy and hold e il day trading. E quindi chi fa swing trading cerca di individuare le oscillazioni del mercato, opera in trend e mantiene aperte le posizioni per un periodo che generalmente non supera la settimana, ma può anche andare oltre. Dato che le operazioni aperte durano più di un giorno, altrimenti sarebbe day trading, i time frame utilizzati raramente sono inferiori a un'ora. In realtà, per esempio, io uso tantissimo il grafico giornaliero per fare il cosiddetto swing trading, anzi direi quasi esclusivamente il grafico giornaliero. Eh, diciamo, eh, eh, chi fa swing trading attende ingressi ad alta probabilità di successo cercando di cogliere i movimenti di una certa intensità. Ecco, l'intensità è un concetto che poi rientra in un'altra delle eh, definizioni. Che magari poi a noi eh, servirà ragionare su cui a noi servirà ragionare dopo. Ma questa cosa che noi abbiamo visto sin qui Eugenio ci porta anche a ragionare un secondo dopo avere detto questo, su ciò che, che è l'orizzonte temporale di uno che fa trading. Cioè, dal momento in cui uno va a fare trading, no? eh, che cos'è che va a ragionare a livello di eh, situazione temporale? Cioè, che tipo di ragionamento fa il trading, quanto tempo deve durare qual è la mia situazione ecco, su Traderpedia si dice di solito non dura più di una settimana ma dal tuo punto di vista diciamo così, adesso io prendo un grafico qual... anzi prendiamo Eni giustamente, Vabbè. che è, uno, è un titolo che recentemente ha dato un bel segnale in swing eh sì. trading quando eh sì. con la rottura, scusate ho sbagliato strumento, mi serviva la freccia lo ha dato con la rottura della, eh, trend line, eh, della trend line ribassista che ne ha contenuto, diciamo, qualsiasi veleità di recupero per mesi, da giugno fino a novembre, eh, Eni è stata sotto questa trend line ribassista. Poi è arrivato improvvisamente il segno di momentum e con esso... Il segnale, eh, diciamo, per lo swing trading e con esso è arrivato anche un movimento molto significativo. Allora, visto che ho messo questo esempio, ma se, ne, dal tuo punto di vista, quanto dura? Che, quanto dura, diciamo così, lo swing trading, qual è l'approccio temporale dello swing trading? Allora, quello settimanale è assolutamente eh, limitativo. E io eh, nei miei esempi userò sempre. Barre giornaliere, perché secondo me il swing trading multi-day è basato principalmente sulle barre giornaliere e l'orizzonte temporale che io utilizzo è quello che mi consigliano le mie strutture cicliche. Ma vi do un altro strumento. Cosa potete fare? Potete, anche senza aiutarvi con un oscillatore, vedete che ci sono dei minimi molto evidenti su questo grafico, cioè quando il mercato ha dei movimenti a V non massimi, minimi. Quindi semplicemente... Prendete una, una, un indice, un'azione e incominciate a misurare gli, gli spazi temporali che ci sono tra un minimo e l'altro. Chiaramente ci vuole un minimo di pazienza, dovreste misurare almeno una trentina di questi movimenti. Ripeto, da minimo a minimo. Io qua su, su questo grafico che mi stai facendo vedere ne vedo almeno 5 di movimenti. Ecco, a quel punto fate una media. Ecco, lì ce n'è uno, lì ce n'è un altro, esatto, lì ce n'è un altro e anche prima ce ne sono un altro. Esattamente, fate una media di questi livelli, cioè misurate il tempo che sono giorni, fate una media, ebbene questa media è una media de de delle oscillazioni, cioè dei cicli che voi potete stimare negli ultimi, ultimi 20-30 che avete misurato, perché il mercato poi non è che ha sempre lo stesso, lo stesso ritmo. A quel punto commisurerete il vostro trading alla metà di quella media, perché voi dovete prendere solo un pezzo. Un pezzo di quel, di quel movimento, no? da minimo-minimo, minimo voi cercherete di prendere la parte rialzista di quel movimento, o se volete fare anche lo short, la parte ribassista, ma mediamente durerà circa la metà di quella distante dal minimo-minimo. Ecco, questo è uno strumento, è un metodo empirico molto banale che può, può fare chiunque per definire un orizzonte temporale che abbia un senso. E che sia legale, soprattutto legato allo strumento che sta, su cui sta operando. Non volete farlo su un titolo, ma fatelo sull'indice a cui appartengono i titoli. Per esempio, volete farlo sui titoli del Fuzzi MIB 40? Allora andrete a misurare questa oscillazione, l'oscillazione media, la durata media sul Fuzzi MIB 40 e dopodiché farete uno swing trading basato sulla metà del tempo di queste oscillazioni sui titoli sottostanti che compongono il futsimo 40 e vale per qualsiasi indice questo e qualsiasi eh, azione io faccio così eh beh direi Eugenio che il tuo ragionamento fila perfettamente diciamo poi che ogni titolo ha un po' la sua storia cioè. e ha un po' le sue caratteristiche e ha un po' il modo di essere io preferisco proprio non dare per forza un, un tempo di definizione a questa cosa dello swing trading. Ti faccio un esempio. Mediamente uno lo può vedere, e, e credo anche ci sia una ragione in ciò che eh, diciamo su Traderpedia è stato scritto: cioè, se voi guardate questi movimenti impulsivi, tendono a durare un orizzonte settimanale che può somigliare alla settimana, eh, diciamo un, un orizzonte che può somigliare a quello settimanale. alla settimana. E questo sembra essere un po' una caratteristica prevalente ma ci può anche essere una logica di solito sai nel weekend succede che magari uno e non uno ma in generale il mercato in questo caso l'uno è il mercato ha dei ripensamenti e come tale poi dal lunedì intraprende determinate situazioni a volte i cambi di tendenza sono in ragione che ne so il venerdì della scadenza tecnica come per esempio sarà domani oppure succede che c'è il venerdì dove ci sono i dati macro sul, eh, sull'occupazione, sulla disoccupazione, oppure può essere quando parla il prima e il dopo che, che ha parlato una grossa banca centrale, che di solito è quella americana, statunitense o la banca centrale europea, per quelli che sono i mercati che guardiamo noi. È però vero che in un'occasione come quella che noi abbiamo visto recentemente, il mercato addirittura ha offerto, e lo ricordo, io ho segnalato un'opportunità di un'inversione di tendenza. Proprio due settimane fa, praticamente oramai quasi tre settimane fa siamo, eh, diciamo che eh, in questo caso se un trend si evolve anche di più, uno resta dentro, perché il vero, secondo me, uno dei veri trucchi, se posso dire, non mi piace molto usare questa parola, ma è proprio una abilità che va acquisita nello swing trading, è quella di non porsi mai non focalizzarsi mai troppo sui target che vanno assolutamente individuati, che vanno assolutamente attesi, ma rispetto ai quali ci si può comunque sempre difendere, perché a me quando sono in trend, quando sono operativo su scala multi-day, piace sempre, assolutamente chiudere le posizioni in trailing stop. Per capirci, è giusto per dirla tutta, se io fossi stato in trend su questa operazione di Eni, io, conoscendo il mio trading, senz'altro in questa seduta, quindi diciamo allora. Intanto, io diciamo che ho due tipi di eh, come dire, ragionamenti, per cui probabilmente sarei già potuto entrare su questa seduta, ma più facilmente in apertura e, e, e il successivo break di quest'altra seduta. Ok, queste sono conoscendo me stesso un po' le, le due situazioni in cui mi ponga mercato. E quasi senz'altro in questa seduta rossa, durante la medesima seduta, io sarei stato preso in trailing stop, ne sono quasi certo, conoscendo le mie caratteristiche di trader. E quindi, evidentemente, questa è il, il, la mia modalità. Mi piace stare sul mercato e sapere che il mercato può avere certe caratteristiche e che io lo assecondo con uno stop a inseguimento che in alcuni casi posso gestire in maniera automatica se non sono davanti, ma che di solito muovo di giorno in giorno e poi anche di ora in ora manualmente, diciamo così, per dire di ora in ora, vuol dire che io seguo poi il mercato, evidentemente sono più o meno tutto il giorno di fronte al monitor e diciamo così mi piazzo da questo, da questo punto di vista. Eh, è chiaro che è un po' come dire... Diverso dal trading intraday e a chi ha fatto la domanda prima se il TV Book è uno strumento adatto per lo swing trading, in realtà devo rispondere che no, eh, l'ha chiesto Vittorio: il TV Book è uno strumento per il trading intraday su cui ci siamo focalizzati in tante situazioni precedenti qui e ora, oggi noi parliamo di swing trading o di trading multiday e TV Book non è uno strumento adatto al trading multiday tranne che per un aspetto, cioè per il fatto che in quella che è la sua componente storica ti può far vedere giorno per giorno come l'evoluzione per esempio del filtro eh, e quindi se il filtro sale o scende denota un certo interesse e poi diciamo che se uno proprio vuole può con tutta la parte storica andarsi a guardare se ci possono essere delle correlazioni, però ricordiamolo in generale il TV Book è uno strumento intraday, esattamente come lo è TV Spread per le aste, mentre… Per il multi-day diciamo che più che software sofisticati o, o, o precisi, secondo me vale l'esperienza e il know-how che si porta dietro chi fa l'analisi tecnica e chi combina questo con altri elementi che magari poi andremo anche ad affrontare. Quindi diciamo che, e lo chiediamo a chi ci segue, abbiamo dato una definizione di trading multi-day o di swing trading e abbiamo parlato di quello che è l'orizzonte temporale. Allora domando a tutti, mettete uno nella chat se avete capito queste due caratteristiche del trading multi-day. Caratteristica di che cos'è e caratteristica di più o meno quanto tempo dura. E io dico come al solito che sì, si può dire su scala assolutamente settimanale, va benissimo, però poi non è che siccome è passata la settimana io sto guadagnando e esco, no. Io esco in tre linee, magari anche dopo dieci giorni. Però questo è importante. Fermiamo intanto qui, facciamo un punto e diciamo ok, avevamo un po' di cose da dirci. Cominciamo con la definizione di multi e con l'orizzonte temporale. Vorrei smarcare questi due punti e mi pare di capire da quello che state rispondendo che questi due punti li abbiamo intanto smarcati. Allora Eugenio, passerei quindi alla fase successiva. Eh, e la fase successiva è quella di dire: Ok, ma quali strumenti si utilizzano nel trading multi-day? E lascio a te di introdurre questa parte, poi dico io la mia. Che strumenti sì. nel trading multi-day? Allora, condivido sempre lo schermo e eh, vediamo che eh, se ho definito un orizzonte temporale. Eh, io utilizzo sempre almeno un indicatore, non almeno utilizzo un indicatore, un oscillatore. E come lo taro questo indicatore oscillatore? Che fa, è fondamentale la taratura, non l'RSI a 14, che, tra l'altro, per chi lo sa, eh, usava 14 perché è la metà del ciclo lunare. Tra l'altro, non sarebbe corretto perché ci sarebbero i, i giorni di borsa, chiusa, ma, ma lasciamo perdere comunque 14 la metà del circolare e così via. Bisogna sempre dare un senso. Adesso, non cominciamo con l'oroscopo, è eh, del titolo. No, no. Tra l'altro, oggi l'oroscopo non era favorevole ai mercati. Me lo diceva un mio amico ast astrologo che segue il principio. Però, di... devo dirvi che dopo 14 giorni che abbiamo avuto, forse non c'era bisogno dell'oroscopo per capire che cosa stava a stare. Eh, una giornata. però insomma, poi va bene tutto, eh. Comunque, okay. quello, quello, quello che dicevo prima, cioè, una volta definito un orizzonte temporale che per me è una media di un ciclo, ricordiamoci che un indicatore barra oscillatore su n dati, 10, 12, 14. Io, tipica, uso, come ho detto, farò sempre vedere esempi con dati giornalieri. Vede una struttura ciclica o un'oscillazione che è pari a n per 2. Questa è matematica, eh? è così. E lo si può dimostrare. Per esempio, io utilizzo mi sono costruito dei grafici ciclici apposta, vedete qui è una sinusoide, e su questi gli vado ad applicare indicatori oscillatori a conferma o smentita di alcune ipotesi che mi faccio. Questo è un ciclo ideale. È chiaro che, se un indicatore, un oscillatore su un ciclo ideale come questo, che dove gli ho messo anche una tendenza rialzista, funziona male, figuriamoci nel caso reale dove le strutture cicliche non possono essere esatte come questo esempio, questo esempio ideale che mi sono creato. Quindi, detto questo. Gli oscillatori e indicatori vanno tarati tenendo conto di questo fatto, non a casaccio, non uno 20 e l'altro 8, no, devono tener conto che vedono qualcosa che è pari a n per 2, oltre fa, incominciano a vedere la nebulosa, quindi uno, uno, un RSI a 14 o un oscillatore tarato a 14 fa veramente fatica a vedere un'oscillazione un che dura oltre 28 periodi, quindi in questo caso 28 giorni. Ho tarato a 5 fa fatica a vedere qualcosa oltre i 10 giorni. Proprio è una questione matematica della struttura. E, e quindi come vi dicevo, io me metto sempre un indicatore di tendenza, poi magari parlo ma semplicissimo, una qualsiasi media mobile va bene, e un indicatore di ciclo, dove qui cerco di essere un pochettino più eh, accorto. Come ho detto, gli indicatori e oscillatori devono essere attivati in modo armonico, in modo che abbiano dei ritmi simili. E poi un controllo fondamentale: non esiste che mai, non bisognerebbe mai avere un grafico senza volumi. Ma nello swing trading multi-day assolutamente dovete sempre avere lì davanti a voi i volumi, dove eventualmente ci aggiungete anche una media mobile o un oscillatore di volumi. Ma prendiamo su cose più complicate. Io direi che più, più che sufficiente una media mobile. E dopo vi faccio un esempio. Dopo che lascio prima la parola a te, Davide. Ok, allora per quanto riguarda invece gli strumenti, direi da utilizzare, io eh, parlerei, cioè diciamo tu hai trattato giustamente eh, qualche strumento riferito all'analisi tecnica, io vorrei invece anche riferirmi a degli altri strumenti che sono secondo me molto importanti perché perché ritengo che nel trading multi-day, e nel frattempo scusami, riprendo la condivisione dello schermo, eh, così eh, diciamo posso anche far vedere questa cosa, eh, io credo che nel trading multi-day eh, sia molto importante basarsi su alcune situazioni. Allora, ci sono dei siti, no? per esempio io utilizzo molto Investing, come potete vedere qui, ma utilizzo molto, per esempio, e voi lo conoscete già perché mi avete visto farlo tante volte, Finviz per quanto riguarda i titoli americani, per quanto riguarda queste situazioni. Allora, io credo molto anche nel fatto che su scala multi-day uno debba seguire come una specie, cioè il grafico come hai fatto vedere tu, secondo me è un po' un punto di arrivo, ma io arrivo sul grafico già permeato da tutta una serie di idee. Intendo dire, se oggi ho avuto una bruttissima giornata, eh, questa sera non sarò tanto propenso a fare delle attività giocose, sarò più pensieroso, sarò più... Quindi, quello che faccio stasera è influenzato dall'umore che io... Eh, come dire, eh, che è generato da tutto quello che ho vissuto nella giornata. Questo è un dato di fatto. Allora... Per estensione di questo tipo di ragionamento, se io vado in borsa, vado in borsa e sono già permeato del tipo di atteggiamento che ho verso i mercati. Però il problema qual è? Che quando noi andiamo verso i mercati, noi siamo portati per la logica che vi ho spiegato tante volte e che non voglio stare qui a ripetere, ma vorrei sempre ricordarvi, eh, diciamo così, questa immagine che secondo me spiega benissimo i mercati finanziari. Noi siamo portati ad andare contrarian quasi sempre, cioè, eh, e allora io voglio avere con me tutta una serie di informazioni, tutta una serie di cose, eh, l'equivalente di quello che intraday mi fa il tv book. Cosa mi dice il tv book intraday? Soprattutto mi dice, Davide, di guarda che qui c'è un pullman che sta venendo contro di te, decidi tu se ti vuoi mettere... Lì e dire al pullman e eh, fermati, non schiacciarmi. Oppure, se vuoi andare nello stesso verso del pullman, voglio dire, è assolutamente inutile che io mi metta contro il mercato. E intraday, una delle cose migliori che fa TV Book, è quella di dirmi, Davide, guarda che qui i tir vanno tutti da destra a sinistra, sei sicuro di voler andare da sinistra a destra? Perché vedete, in un'immagine del genere, eh, eh, lo squalo va verso di qua, il piragna va verso di qua apparentemente le sardine vorrebbero andare di là, ma nella maggior parte dei casi si girano e vanno dall'altra parte, cioè le sardine vanno nella bocca direttamente del piranha, nella bocca direttamente dello squalo, perché questa è l'inerzia a cui siamo portati. E io non voglio fare questo, e questo penso che si capisca. Quindi per me gli strumenti, nell'intraday lo sapete, sono il tv book, sono e nel multiday sono… Ok, fammi vedere la mappa di mercato. Cosa vedo qui oggi? Ok, oggi c'è un mercato molto contrastato. Bene, andiamo a vedere che cosa succede nell'ultima settimana. Allora, questa è one day performance. Andiamo a vedere cosa succede nell'ultima settimana. Nell'ultima settimana ho le idee un po' più chiare. La rotazione settoriale che ha favorito tutto quello che è successo sul mercato italiano, qui si vede espressa bene. Salgono le banche, un po' i finanziari, gli assicurativi, sale l'energia, guardate che cosa sale, ok? E guardate che cosa non sale più, non salgono più dei titoli che prima salivano, quindi c'è una differenza tra un prima e un dopo e io voglio essere permeato di questo, per essere permeato di questo voglio guardare che cosa succede sulla borsa americana, voglio guardare come vanno i principali indici, ma voglio anche guardare e vi faccio vedere, guardate, cioè ci sono tantissime cose che io guardo, io guardo eh, come vanno gli indici, come va lo spread, come va il dollar index, come va eh, il pre-market negli Stati Uniti, cioè quali sono i titoli che nel pre-market si muovono di più, si muovono di meno, che settori si muovono. Perché poi questa cosa che io guardo sul mercato mi serve, ma, ma, ma me la guardo anche la sera, voglio dire, me, me, la, me la guardo, me, metto via le informazioni e poi permeato da queste informazioni vado a vedere i grafici. E quando guardo il grafico dico: Ok, però sai cosa ho visto, Davide? Mm, ho visto che questo titolo fa parte di quel settore lì: più comprato, più venduto. Quindi io arrivo al grafico permeato da questa roba. Attenzione, tutte queste cose che guardo, in tutte queste cose che guardo non ci sono notizie. Non sto dicendo che io non ascolto le notizie. Voi dovete sapere che quando io al mattino vado in onda con market briefing. Di fronte a me, accesa sulla televisione, a volume spento, c'è CNBC, non class CNBC, proprio CNBC, cioè il canale americano, che è un continuo passare di notizie, per carità le notizie sono molto importanti quando si guarda, se c'è eh, un last minute, una news, io ho bisogno di vederla evidentemente. Però le notizie sono sì qualcosa di assolutamente importante, ma eh, non è che sono… Cioè, il mio pane non è andare in overdose da informazioni, il mio pane è guardare i numeri, perché a me interessa non la notizia in quanto tale, e ho notato che invece tanti, diciamo, eh, tanti, diciamo così, eh, guardano le notizie proprio in quanto tale, a me interessa l'impatto, cioè c'è una notizia, ok, io guardo l'impatto sul mercato. Chi di voi sta sul mio canale Telegram sa esattamente che poco dopo... Che succede un fatto eclatante in borsa, io vi dico succede per questo motivo: non è importante il motivo, a volte uno se lo sa è meglio, ma è importante vedere l'effetto che c'è sul mercato. E se io guardo i grafici, alla fine trovo è, è tutta una roba che, 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 che trova corrispondenza. Cioè vorrei dirvi, e, e, e di questo ci sono, e in questo ci sono molti numeri. Vorrei citare una cosa che vi fa ragionare eh, e fa ragionare tutti noi. E poi chiedo. A te Eugenio e a tutte le persone che ci seguono, se sono d'accordo, ci sono tre elementi, secondo me, più di tutti gli altri, che posso pensare siano riferiti alla borsa. Questi tre elementi quali sono? Questi tre elementi sono che noi, quando ci approcciamo alla borsa, abbiamo bisogno di guardare qual è la situazione dell'economia, della macroeconomia, la macroeconomia ci dice i numeri. Che ci raccontano se l'economia ha la febbre alta o la febbre bassa. Non so se riesco a spiegarmi, no? Come, come va il termometro dell'economia? Ok, poi ci sono le borse, che con il loro andamento, vedete questa mappa qui, no? L'andamento di questa mappa ci dice la borsa verso cosa si sta proiettando. Forse non guardando tanto l'atteggiamento della settimana, ma se noi guardiamo l'atteggiamento degli ultimi tre mesi, possiamo avere le idee più chiare. E negli ultimi tre mesi, ragazzi tutta sta roba che prima la faceva da padrone è quella che ha rallentato più di tutti la rotazione settoriale si vede molto bene negli ultimi tre mesi se guardiamo year to date cioè da inizio anno abbiamo invece ancora uno scenario che ci dice che quei cinque titoli lì che valgono un quarto del, del Nasdaq metà, eh, scusate un quarto dell'S&P e metà del Nasdaq quelli lì sono ancora i padroni da inizio anno evidentemente però detto questo quello che noi dobbiamo ricordarci è che c'è Diciamo eh, il, eh, la macroeconomia che guarda eh, si basa sul tempo attuale perché si basa sul presente ma guarda indietro. Le borse invece sono il presente ma guardano avanti. Quando succede un fatto eclatante come quello che abbiamo visto noi a marzo col covid, un impatto tremendo, non si capisce bene che cosa succederà. Diciamo che la macroeconomia che guarda indietro a un certo punto vede arrivare dei numeri pessimi. Le borse che guardano avanti dicono ma poi passerà, poi passerà e si apre una forchetta che ci fa dire i mercati finanziari sono totalmente disassati, totalmente disallineati con quello che succede con l'economia reale. In mezzo a questo c'è il terzo punto di riferimento che sono le banche centrali. Cosa fanno le banche centrali? Sono lo strumento attraverso il quale la politica e le grandi, come dire, eh, le grandi unioni di Stati, gli Stati Uniti, la, la comunità europea, Diciamo scusate, l'area la, 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 euro, diciamo così, attraverso queste banche hanno lo strumento per intervenire e cercare di fare un po' da equilibratori della situazione. Quindi, chi legge meglio di tutti la situazione presente sono le banche centrali che guardano il presente, lo proiettano un po' in avanti e agiscono. Le borse guardano troppo avanti, la macroeconomia guarda un po' troppo indietro, e l'equilibrio va trovato così. Una volta che io sono cosciente di tutti questi elementi, dopo vado a guardare i grafici e i grafici li guardo con la consapevolezza di chi dice: Ok, esiste una, cosa, una situazione fondamentale, esiste un quadro dell'economia, esiste la borsa che per natura guarda avanti e può essere molto ottimista o molto pessimista secondo i momenti, e poi esistono i grafici che mi raccontano quello che succede. Quindi questi sono i miei strumenti oltre a quello che tu hai detto giustamente relativamente ai grafici. Vediamo se possiamo smarcare anche questo punto, perché se avete capito bene quali sono gli strumenti che sono sia, diciamo, eh, che sono sia sui grafici e sono sia di contorno, se avete capito mettete tre. Quindi mettete tre nella chat se vi è chiaro, mettete quattro se non vi è chiaro. E in attesa di vedere che cosa dicono... E coloro che ci seguono, io direi che possiamo anche cercare di capire ora, perché questa cosa si collega tantissimo con quello che abbiamo detto prima. Abbiamo degli strumenti no, per fare questo, però abbiamo anche parlato di definizione di multiday e di orizzonte temporale. Non possiamo non parlare di momentum o trading di momentum o momentum trader, ok? Perché la parola momentum è una parola latina. Ma in realtà nel trading viene usata in inglese. Ok, allora che cosa si intende per momentum? Si intende il concetto fisico di momentum, no? Allora, la forza che mantiene un oggetto nel suo movimento. Eccolo qui, ok? Una volta che tu lo spingi, ok, un oggetto continua ad andare Sotto diciamo, il suo stesso, il suo medesimo momentum. Potremmo quasi dire che momentum, forse noi potremmo parlare di inerzia, ecco, senza offendere nessuno. Ma l'ingegnere cosa dice? Va bene se momentum lo traduciamo con inerzia? Allora, da ingegnere, io direi che la chiamerei quantità di moto. Quantità di moto. Ok, bene, ingegnere, sì. mi piace la tua precisione. Ma secondo me, se chiediamo alle persone inerzia gli piace di più. Però mi è va più bene. chiaro inerzia è più chiaro. Senza allora, e torniamo a Wikipedia a cercare di capire il concetto di momentum. E qui ci sono spiegazioni e potete trovarci tutto quello che volete. In realtà, io cerco invece di farvi ragionare sul grafico. E cioè il momentum è un concetto che va dal mio punto di vista, di pari passo col trend, cioè quando un titolo acquisisce un trend, acquisisce un movimento, riceve una spinta e si proietta in avanti, quel movimento ha la sua inerzia, ha il suo momentum, come l'hai chiamato, scusa Eugenio, non vorrei la quantità di moto, ecco la quantità di moto, ricordamelo ogni tanto perché questa parola se no mi sfugge, allora ecco che questa inerzia, diciamo così, può durare, noi non lo sappiamo quanto, quindi noi che cosa facciamo? Visto quando ci sono due, moment, due situazioni, se uso la parola momenti si può confondere, sono due situazioni importanti. Uno è quando un trend si avvia, e allora noi guardiamo a quelli che sono i cosiddetti pattern reversal. Okay? I pattern, diciamo così, eh, i pattern, diciamo così, di eh, come posso dire i pattern di inversione. Dopodiché, una volta che un titolo, un, un indice, una situazione. Prende un'inerzia, sulla base di quell'inerzia continuerà ad andare. Per quanto? Non lo sappiamo. Per questo usiamo il trailing stop dinamico. Per questo cerchiamo di lasciar correre, perché, mediamente, sarà anche vero che è una settimana, ma stavolta ha fatto una cosa imponente che è durata tre settimane, no? E quindi allora ecco che io, se inseguo col trading stop, posso sperare di prendere il più possibile su qualche titolo, magari chiappo lo stop, ma su altri vado avanti. Sull'indice italiano, vediamolo qui. Era difficile anche solo prendere uno stop in questi 14 giorni, quando prendi lo stop qui, che tipicamente insomma, sono 14 candele verdi consecutive che, viste nella loro estensione, fanno anche un po' impressione. Guardate, che roba. Eh, fa impressione davvero. Allora, questo è, il, secondo me, il concetto di momentum che si può cogliere o quando c'è un pattern di inversione oppure quando c'è una conferma che viene da un breakout, che viene da una rottura di una trend line dinamica. Quindi, tutte queste sono cose che si possono imparare. Tutte queste sono cose dove si può migliorare tantissimo. Ma va capito che il momentum è comunque e sempre rispetto a un trend e questo è un, fatto, è un dato di fatto, Attenzione, attenzione perché a chi dice "tu sei esperto della macroeconomia", magari no, vorrei dire che io oggi magari sono così, ma in passato non lo ero e si può migliorare da questo punto di vista e vorrei anche dirvi che non c'è bisogno di essere dei laureati perché certe cose le vediamo e questo è un altro tema che sarebbe tanto da approfondire anche nella nostra quotidianità, nella street economy, lasciatemi dire, questo è, per me è fondamentale, di fondamentale importanza, è un concetto che vorrei trasmettere. Ma Eugenio, lascio a te quello che tu vuoi aggiungere certo. su quello che sono gli spunti di momentum, perché poi, e non scappate, passiamo ai casi reali che sono, secondo me, molto importanti. Ok? Vai, Eugenio. Sì, quello che voglio farvi vedere è che... Eh... Vediamo lo schermo che anche, ovviamente anche io faccio una selezione dei titoli sulla forza relativa oppure relativa rispetto a un, a un indice o la classifica dei rialzi e ribassi, per esempio Visual Trader piuttosto che altri, vi fanno vedere la graduatura dell'ultima giornata o io utilizzo molto quella degli ultimi cinque giorni. Nel nostro caso, per esempio, a ieri i titoli più forti. I, i tre titoli più forti erano Biperbank, Atena e Risposta italiane. Quindi anche in base a questa classifica vado a vedere quelli che sono i più forti per vedere se ci sono ancora occasioni e quelli più deboli se per caso sta, sta cambiando qualcosa. E questo è un modo di selezionare i titoli, ma ce ne sono altri, ma molto semplice. Deve essere un modo molto semplice. Poi, come abbiamo detto, gli devo applicare un indicatore e un oscillatore. Io così faccio. Non è che l'indicatore e l'oscillatore mi... Dicono quando fare trading, mi consigliano se è il caso, cioè mi danno dei consigli in più sulla base dei prezzi: se è il caso di entrare, di uscire o di, o, o di posizionare dei trading stop. Mi spiego, andiamo a prendere, qui ho messo Fiat perché così vediamo le quattro fasi del momento. Perché gli metto una media mobile? Io uso, metto una media mobile, per esempio, 8. 8 è un valore ciclico. Le potenze di 2 le usava GAN sui giorni 2, 4, 8, 16, ma è anche un numero ciclico. Le potenze di 2 sono anche dei numeri ciclici. Se no, mettete quei numeri che ho detto. Andate a vedere su Fiat o sul Fuzzimib quanto durano mediamente da minimo a minimo e in base a quello commisurate il vostro oscillatore indicatore. Io metto una, una media mobile semplicissima che mi aiuta solo... In momenti in cui c'è erraticità, a capire meglio qual è la struttura dei prezzi e chiaramente, adesso rialzista, perché vedete che la media mobile è un fuso verso l'alto e i prezzi sto, sono tutti sopra che mi, ai, mi, mi aiutano a dire che in questo, in, questo, in questa fase de, di, questo, di questo momentum siamo in forte spinta rialzista poi c'è la, la lettura vera, a parte i volumi che mi aiutano a capire meglio se i breakout cioè certe rotture di prezzo sono, sono significative metto proprio un classico momento senza andare a prendere l'RSI il, MAC, il MACD o MACD che si dica che io utilizzo poco o altri indicatori di ciclo. Il rate of change piuttosto che il momentum che sono la stessa cosa la rate of change e il momentum eh, percentuale è un indicatore di sostanzialmente di velocità quindi mi dice il prezzo adesso meno il prezzo otto volte fa cioè se sale vuol dire che il prezzo di adesso rispetto a meno 8 volte fa è più è, spinge è più forte se scende vuol dire che rispetto a 8 volte fa è più debole molto semplicemente però dovete imparare a leggere le quattro fasi Qualsiasi indicatore di momentum ha quattro fasi. Intanto, un, un, un vero indicatore di momentum ha un asse di equilibrio. Nel caso del momentum, è l'asse dello zero. Adesso ingrandisco un attimo il momentum a otto periodi, che è tarato esattamente come la media mobile semplice a otto periodi. Ora prendo questo, questa fase qui. Ci sarà un minimo, e dovete imparare a distinguere queste quattro fasi. Ci sarà un minimo, ci sarà un attraversamento dell'asse dello zero, del momentum, ci sarà un massimo. Che non è che è sempre coincide col massimo dei prezzi, però minimo del momentum e massimo del, del, del momentum, un certo numero di volte coincidono anche con i minimi e con i massimi di prezzi, dipende da vari fattori. Poi c'è un attraversamento dell'asse di equilibrio e poi c'è di nuovo un punto di minimo. Ovviamente queste conferme le so sempre dopo. Io non sono mai certo che un minimo sia un minimo se non dopo che l'ha fatto. Qui non riesco a metterlo esattamente. ecco e, e, e anche il massimo lo so sempre dopo, non è che so in quel momento che mi ha fatto una cuspide su questo massimo. Però una volta che capisco che è passato uno o due giorni e mi ha confermato il massimo, il minimo, l'attraversamento, ci sono quattro fasi che sono le quattro fasi cicliche. Prima fase, fase di debolezza ciclica che diminuisce, cioè... Da valori negativi, dove c'è un minimo, andiamo verso valori dell'asse dello zero, cioè è una fase in cui il, il, il momentum e quindi le possibilità del titolo sono di cambiare idea, poi attraversamento dell'asse dello zero e. Punto di massimo, questa è la massima forza del ciclo: lì è dove avete più possibilità di intervenire e dove, dove avete maggiori possibilità di avere profitti. Poi, ovviamente, c'è il training stop: ci sono tante tecniche di, di, tecniche per per di ingresso e di uscita. Poi c'è la fase decrescente del momentum. C'è la fase in cui il ciclo, lo swing, incomincia a perdere di forza. È ancora forte perché è sopra l'asse dello zero, ma perde di convinzione. E poi c'è la fase finale, cioè sotto l'asse dello zero, attraversamento dell'asse dello zero, punto di minimo, dove c'è veramente debolezza. Ricordo che l'indicatore di momento è un indicatore di ciclo. Come vedete, i prezzi, nel, per esempio, in questa fase molto breve di debolezza, hanno avuto. Una, un giorno di alzista e un giorno di bassista possono anche durare pochissimo e possono essere, non essere così chiare sul momentum, cioè il momentum e i prezzi possono avere delle conformazioni differenti. Ma questo è normale perché ricordiamoci che un indicatore di momentum. Toglie il trend e cerca di farvi vedere la parte oscillatoria. Ecco perché io tengo sempre un indicatore di trend e poi un indicatore di ciclo, perché messi insieme mi semplificano, mi scarnificano le due parti di un prezzo cioè La sua parte di tendenza e la, parte di, e la sua parte ciclica. Poi dopo vediamo anche degli esempi legati a quando entrare e a come entrare. Ma se non so leggere il mercato, per esempio Davide, che ha più sensibilità di me ai prezzi, lui, a lui basta vedere delle barre delle candele e già lui capisce. Io invece ho meno sensibilità ai prezzi, ho più bisogno di indicatori oscillatori perché mi aiutano a capire meglio poi a capire meglio quando i prezzi fanno certi movimenti e quindi ho, ne, ho necessità di aggiungere l'indicatore oscillatore che anche lui si, eh, molto, molte volte utilizza ma ha, ha una maggiore sensibilità al prezzo ecco attenzione sensibilità al prezzo la si acquisisce col tempo ma è anche una dote naturale io invidio, invidio chi ha questa capacità perché io ho bisogno invece di strumenti di strumenti matematici che un pochettino mi complicano la, la lettura ma per, per chi è abituato a utilizzarli, poi alla fine me la semplificano. Bene. Allora, Sembra un controsenso, ma non lo è quello che ho detto. Eh, allora, Eugenio, tornerei un attimo da me, no? perché vorrei fare, eh, come dire, chiosare su questo aspetto. Anche perché ho visto una domanda sui volumi, che secondo me è importante. E per capire l'importanza dei volumi, vi faccio un velocissimo esempio di questo tipo. Allora, diciamo che avete presente le recenti elezioni americane? Eh, diciamo, hanno visto. Eh, una situazione che, chissà, ma è, è stata particolare rispetto al solito. Per la prima volta dopo tanti anni, un presidente eletto non è stato rieletto, ammesso che sia definitivo il successo di Biden. Eh, per la prima volta abbiamo visto proprio un cambiamento epocale e abbiamo visto anche che il presidente Trump, probabilmente, se le elezioni si fossero tenute fino alla fine dello scorso anno avrebbe vinto in carrozza contro qualsiasi avversario. In realtà probabilmente ha perso per due fatti, per due eventi. Uno è la gestione del covid, l'altro è il movimento del Black Lives Matter. Cosa ha causato il Black Lives Matter? Soprattutto che una forte presenza di una comunità che vota tipicamente democratico sia andata al voto mentre di solito non lo fa. Qual è stato l'esito? Che nessun presidente americano Prima di questa elezione era mai stato eletto con più di 70 milioni di voti, addirittura ne aveva presi al massimo della sua epopea eh, il buon Obama, credo circa 67 o 68 milioni. Questa volta abbiamo due presidenti che sono andati decisamente oltre i 70 milioni di voti. Biden addirittura si avvicina quasi agli 80 milioni di voti e... Questo cosa significa? Significa che noi abbiamo un'elezione che sancirà probabilmente un risultato epocale con dei volumi incredibilmente elevati, quindi un'espressione come mai prima di una volontà molto ampia di popolo americano. Perché come mai prima nessuno, hanno, eh, diciamo, nessuno aveva mai avuto così tanti voti, non c'erano mai stati così tanti americani che andavano a votare. Questo vi dà l'idea dei volumi. Più sono i volumi dei voti, più si considera quello come un'espressione di un vero consenso popolare per chi vince. Ecco, in borsa, più sono i volumi, quando un mercato è supportato da volumi in crescita, questa prima parte di salita no, del Fuzzi con volumi molto grandi è corrisposta a un movimento molto ampio e come si può vedere, quindi qui c'è stato molto consenso, molta crescita di volumi. A dare consenso a un movimento di mercato i volumi per questo sono fondamentali allora smarchiamo quindi anche il concetto di momento tra poco passiamo ai titoli prima però voglio dirvi se fin qui eh, avete capito bene le cose come stanno questa volta vi chiedo di fare una cosa diversa e cioè di mettere un bel like a questo eh, di mettere un bel like a questo eh, webinar perché con il like esprimete il consenso diciamo così la, il vostro come dire eh, il vostro piacere nell'averci ascoltato sin qui adesso voglio anche parlarvi di una cosa molto interessante mettete like quel pollicione all'insù lì sotto che significa che state gradendo quanto già eh, diciamo noi abbiamo esposto adesso eh, vi voglio invece parlare di un aspetto eh, interessante e cioè prima di passare ai, ai casi reali io per esempio circa una decina di titoli proprio presi real time sul momento quindi delle cose in tempo reale che sicuramente vi farà piacere vedere vorrei però eh, dirvi raccontarvi di un'idea che abbiamo avuto con eugenio e che tra l'altro diciamo così è una cosa che eh, dove abbiamo pensato proprio a voi che siete la nostra community con un enorme vantaggio per voi allora cosa succede io e Eugenio abbiamo pensato che tutto questo, eh, tutta questa cosa del trading multi-day, dello swing trading, meritasse molto più di quello che possiamo offrirvi in un'ora di un webinar, dove comunque stiamo cercando di dare il meglio di noi e poi lo vedrete bene, soprattutto nei, eh, come si dice, soprattutto nei grafici. E quindi abbiamo deciso di organizzare anche un corso per chi di voi vorrà partecipare. Questo corso sarà un corso in quattro moduli e sarà un corso di cui ora vi mostro diciamo le caratteristiche perché sarà un corso che terremo io e lui sul trading swing multi -day. Eh, qui c'è una presentazione insomma eh, migliorare nello swing trading è possibile ci sono tre aspetti molto significativi e io mi aspetto che siate tanti voi come noi che pensate di poter eh, diciamo eh, migliorare sensibilmente dal punto di vista di quello che è l'approccio di quella che è l'analisi dei dati fondamentali, dei dati di sentiment, di quello che sono gli spunti di momentum, stock picking e market timing sono due aspetti assolutamente rilevanti, che insieme alla gestione emotiva del trade, fanno proprio quelli che sono gli ingredienti per fare bene il trading. Abbiamo pensato a un corso con un programma a quattro moduli che, insomma, eh, secondo noi, è un prodotto e uno strumento. Completo, questo corso si terrà la prossima settimana, ma c'è una cosa molto interessante, e cioè che i moduli saranno registrati e sempre disponibili per voi. Quindi, anche se non potrete essere esattamente lì di fronte in quel momento, potrete comunque goderne appieno. Tra l'altro, eh, ci sarà la possibilità di avere qualche eh, come dire, cosa interessante, per esempio, Eugenio offre anche la possibilità di accedere ai suoi report giornalieri. Diciamo così, per due mesi io invece vi offro la possibilità di scaricare alcuni strumenti che poi funzionano su Visual Trader, diciamo così, per utilizzarli nella piattaforma. Ecco, vorrei dirvi che da questo punto di vista abbiamo anche pensato allora, questo corso ovviamente ha un valore e per forza di cose dobbiamo valorizzarlo, ma abbiamo pensato a come poter fare, per voi che siete la nostra community, per renderlo veramente accessibile. Allora, il corso costerà, o forse potrei dire per voi costerebbe, 297 euro, IVA inclusa. Eh, è un corso che prevede Eugenio e prevede Davide insieme. Però, però noi forniremo a tutti voi la possibilità di partecipare a questo corso per un controvalore che veramente... Credo eh, sia eh, davvero da non sottovalutare. Vedete, noi vi daremo un codice che sarà questo che potrete applicare e che farà in modo che voi possiate partecipare a questo corso in quattro moduli, avendo veramente un'opportunità imperdibile perché costerà solo 99 euro. Quindi, io credo, e tra l'altro. Chiedo a Stefano magari se può gentilmente mettere il link se qualcuno di voi vuole eh, sottoscrivere questo. Credo che sia un'opportunità davvero notevole perché? perché è davvero difficile altrimenti per noi ottenere questo. Eh, scusa Stefano, lo, eh, il codice sconto però va messo con le lettere minuscole. M Milano Bologna W, ma con le lettere minuscole. Allora, io credo che sia. Essenziale e importantissimo. Che se voi avete la possibilità, eh, valutiate di partecipare perché questa è una opportunità. Credo imperdibile per chi ci segue, di prendere parte a un evento davvero, davvero interessante, davvero eh, importante. Eh, e se qualcuno di voi ha provato a ragionare, ognuno di questi moduli che saranno molto intensi costerà meno di 25 euro, giusto per capire, no? Ok, quindi è vero, impegnandoci così tanto, dovendo fare questa cosa, non potevamo farla del tutto gratuita, però abbiamo per voi pensato a un prezzo veramente speciale e questo prezzo veramente speciale durerà solo per chi passerà, diciamo così, eh, dalla possibilità di, eh, di fare eh, l'acquisto entro il giorno 27 del mese di novembre, perché dopo... I codici sconto non varrà più e i codici sconto non varranno più. E in realtà il prezzo del corso rimane a questo. Ricordatevi che ci sono due trader eh, preparati a vostra disposizione per aiutarvi. Detto eh, detto, questo Adesso sistemiamo subito il link, Davide. Sì, 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 un attimo. Solo che sì. lo andiamo a rimettere. Ok, siamo a posto. Sì, 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 perdonate. Arriva subito il link. Allora, Davide, ripeti un attimo il funzionamento. Per... Beh, eh, diciamo che il funzionamento è, eh, come vi ho detto prima, la possibilità di fare questo corso in quattro moduli. Diciamo che eh, questo corso in quattro moduli è a vostra disposizione poi per sempre, quindi potete guardarli come volete. Vi metto un attimo i quattro moduli, così capite, i moduli sono registrati e sempre disponibili. Avremo quattro lezioni, diciamo, per macro argomenti, una sui fondamentali di riferimento ed è, eh, diciamo... Eh, dove parleremo anche di chi prima ha detto magari c'è un po' di, eh, un po di eh, difficoltà a capire, ma cercheremo di andare in grande profondità su queste cose perché secondo noi la consapevolezza per poter fare questo trading può essere raggiunta. Gli aspetti grafici dello swing trading, anche questo molto, molto importante. Gli indicatori o scellatori più indicati. E diciamo ovviamente eh, parleremo anche dell'oscillatore BSO, eh, non so come mai qui è venuto via, ma comunque il punto 1 è l'oscillatore BSO, eh, lo faremo sistemare, che è l'oscillatore Biocchi Santorelli, che tra l'altro presenteremo ufficialmente anche nella nuova versione con il doppio oscillatore, quello di trend e quello di trading, ok? Che è una combinazione tra i due. E poi l'individuazione dei target, la gestione della posizione, insomma tutto quello che è allora perché non entro... domande davide e numero massimo di iscritti secondo entro quando bisogna iscrivere è un videocorso sarà live ci sarà la registrazione allora sarà live e ci sarà la registrazione non c'è un numero massimo di iscritti okay. eh, come vi ho detto prima c'è un codice di sconto che credo Stefano eh, abbia sì, reinserito no. ok eh, non so se eh... Non so se lo questo vedo. Cerchiamo Davide. Intanto però ci sono altre domande. Va bene anche per i neofiti? Eh. Allora, va bene anche per i va neofiti? Bene anche per chi me? Sia... Perché il eh. neofita, soprattutto più di chiunque altro, deve cercare di partire col piede giusto. Vorrei dire, ricordatevi sempre una cosa che io vi faccio vedere tante volte in questi giorni. Eh, ricordatevi sempre che cosa succede quando a fronte di questo trend di mercato, se noi andiamo a vedere che cosa succede, diciamo, eh, ai trader, possiamo notare, purtroppo, che eh, diciamo, c'è un numero incredibile, guardate qui siamo tornati all'89% di trader che da giorni e giorni, perché voi mi seguite sempre, io lo faccio vedere da giorni, da giorni e giorni c'è un numero incredibile di trader che è short, cioè questo movimento a rialzo e la prevalenza dei trader che vanno short, cioè se io vi faccio rivedere questo, eh, il mercato, le mani forti, i grossi operatori vanno in questo senso che poi corrisponde al rialzo e le sardine che siamo noi che si girano e si infilano in bocca ai pesci grossi, ai pesci voraci e vanno short. Ecco lo scopo di questo corso anche per i neofiti è quello di dire accidenti devi riuscire a non cadere in questa trappola perché altrimenti ci finisci lo, sanno, lo sappiamo lo sanno le statistiche addirittura il tra l'80 e il 90 per cento di persone che eh, fanno trading perde quindi lo scopo di questo corso è cercare di mettere le trappole sardine in fondo al gruppo. Sì, esatto, anche per le piccole eh, sardine, per usare la metafora esatto. che si sono appena, eh, diciamo così, eh, che hanno appena scoperto il trading, perché è proprio un modo per iniziare, secondo me, anche col modo giusto. Proseguono le domande, Davide. Si bene, molto fare... bene. Adesso poi rispondiamo a tutte le domande, ma ci tengo però prima di tutto a dirvi: ok, lì ci sono i link, andate a iscrivervi al corso assolutamente, ma non perdetevi anche il fatto che adesso io voglio passare a mostrarvi delle situazioni legate a casi reali, cioè andiamo a cercare di capire certe cose che non sono successe prima, ma che stanno succedendo ora. Allora, parto, voglio partire. Con un titolo, eh, diciamo, con un titolo americano. Eh, con un titolo americano. Allora, questo titolo americano, per esempio, è il primo che voglio farvi vedere: si chiama 3, ok? Eh, questo titolo americano è un titolo che io ho sotto monitoraggio da alcuni giorni, giusto per capire, vi faccio capire, non è che parlo di cose a caso. Esiste una piattaforma, quella del nostro amico Rob Hoffman. La conoscete penso tutti, l'avete vista. Diciamo così, eh, ri, eh, nel frattempo, ripeto per guido la data ultima per avere lo sconto è il 27, ma il corso comincia il 24. Quindi il 27 è l'ultimo giorno del corso. Questa è la piattaforma di Roboffman, ok. Eh, e tra l'altro perché a noi piace questa piattaforma, perché su questa piattaforma e ve lo faccio vedere qua, ci sono, eh, ci sono già montati, eh, lo, lo potete vedere qua: i titoli, eh, diciamo l'indicatore. BSO che abbiamo fatto eugenio sia nella versione trade che nella versione trend ok qui è molto evidente ma questa cosa c'è già anche in visual trader ve lo faremo vedere e qui sopra ci sono tante situazioni eh, che io mostro alle persone e faccio vedere per esempio io qui sono molto seguito lo vedete io sono piuttosto noto ovviamente negli Stati Uniti qui metto tante situazioni ieri ieri avevo segnalato il potenziale di questo titolo lo vedete questo titolo che si chiama eh, che si chiama cre e quello che questo giusto per farvi capire che i titoli americani che vi farò vedere poi sono anche cose che scrivo qua sopra allora quello che voglio farvi vedere è che questo titolo diciamo così eh, si trova in una situazione grafica molto interessante perché perché sopra i 74 dollari come avete scritto avete visto scritto lì secondo me eh, diciamo eh, Parlava di un potenziale breakout, è un titolo che ha questo tipo di situazione grafica, che è un po' la stessa che poi vi avevo fatto vedere su Tesla, non so se ve la ricordate. Ecco, questo per me è un segnale di momentum importante. Qui c'è stato un pattern, magari reversal, ma non per me. Il mio trade è qua, cioè io compro questo breakout e poi mi difendo. Con il eh, trailing stop, allora, Eugenio, faccio vedere magari due o tre titoli. Io poi ne faccio mostrare qualcuno a te, poi torna sì. a farne vedere io, okay. Davide, solo un'altra domanda, poi rimetto subito il link perché abbiamo scoperto sì. che i bit.ly non funzionano nella chat di YouTube, questa era nuova. Okay. Eh, C'è una data finale, cioè entro quando si può approfittare dello sconto, Davide? Eh, che... sì, L'ho già detto, lo ridico fino al giorno 27 fino al giorno 27, che è anche l'ultimo giorno in cui vanno i moduli del corso. Dopo il corso potrà essere acquistato perché poi rimarrà, i moduli rimarranno a disposizione, ma non potrà più essere acquistato, c'è certo. un ok. Questo è un dato di fatto. Certo. Allora, adesso vorrei però focalizzarmi un attimo qua perché vi faccio vedere un titolo che, è, è, insomma, tutti quelli che sono iscritti alla mia newsletter e sono sul canale telegram eh, lo avranno senz'altro visto sono le assicurazioni generali un titolo che non si muove tanto ma l'ho mostrato di dritto e di rovescio per il fatto che stava per superare questa soglia vi ho fatto vedere proprio avevo fatto vedere proprio che il grafico con la scala lineare cioè con le chiusure mostrava questa opportunità e questa opportunità è un'opportunità legata al fatto che poi poteva raggiungere magari anche il target successivo che era proprio questo di 14, ci è arrivata, lo ha già anche superato. Ma questo giusto per capire che quello, diciamo, che, quello che funziona, eh, grazie Tiziano, che quello che funziona è che bisogna acquisire la consapevolezza per fare questo tipo di operazioni. Questi sono casi reali, presi in tempo reale, questa situazione ve l'ho segnalata nello scorso weekend, l'ho fatta vedere nello scorso weekend, ne abbiamo anche altre eh, che si possono raccontare e adesso voglio farvi vedere questo che è importante. Questo è già successo però ora ve ne faccio vedere uno, un altro che è secondo me invece un potenziale, una potenziale ipotesi di momentum. Quante volte vi ho parlato nei giorni scorsi secondo me dell'opportunità che il mercato ha magari di fare delle flag, di fare un campo base, poi magari di riprendere una salita. Ecco allora Ovviamente noi non lo sappiamo se questo succederà o no, però questa è una cosa che io mostro senz'altro. Io qui vedo una bella resistenza. Dopo la salita il titolo fa il campo base, che può durare ancora anche un mese, magari meno, non lo so. Però certo è che se supera questa resistenza, secondo me, prezzo pieno e interessante, il titolo può tranquillamente andare ad assumere un target in area 8.50. Per me questo è... In, questa è inerzia, questo è momentum, quindi questo è un altro titolo. Che livello è il breakout? Il breakout secondo me è, diciamo così, di quell'area 8,22, insomma, eh, non, non posso dire che questo sia il trade più eclatante di tutti, diciamo così, però questo è comunque un bel grafico con un bel potenziale di movimento. Ma ci sono altri titoli che sono in situazione grafica, scusate, ho perso... La, eh, ho perso, eccolo qua. Eh, che sono in una situazione grafica che possono dare luogo a interessanti breakout per esempio c'è quest'altro titolo Unicredit eh, è salito tanto è vero, ma attenzione perché se dovesse portarsi sopra questa soglia di prezzo cioè se dovesse superare la soglia degli 8,60 euro mal contati secondo me il target il target di quest'area che lo ha tenuto qua, qua e poi più in alto, qua, diciamo il target dei 9 euro. Prezzo pieno è un target alla portata. Ecco, quindi questa è un'altra situazione grafica interessante. Il corso, lo dico per Luca, dura quattro moduli in quattro giorni diversi. La prossima settimana, sempre alle 18:30. Diciamo sempre alle 18:30, eh, eh, per andare live in un orario che sia comodo a chi. Fallo lo swing trading, cioè a chi, lavora, a chi lavora e quindi la situazione. Ma ringrazio anche Edoardo, Francesco, Simona e ripeto Tiziano e Egidio che, eh, come dire, ci hanno già detto che si sono già iscritti. Grazie perché è un riconoscimento anche a tutto il lavoro che facciamo e vi ringrazio tanto. E Eugenio, a te per qualche titolo, io poi ne ho un'altra ondata sia italiani che americani da mostrare. Sì, io cercherò di fare una cosa un po' contraria, cioè andrò a cercare dei titoli che potenzialmente non sono favorevoli, però sempre devo fare una schermatura, quindi andrò a scegliere i titoli in base, eh, come vedete, al, al differenziale, cioè a quanto hanno guadagnato o perso. Io prenderò i più deboli, cioè quelli che negli ultimi 5 giorni sono stati più deboli. Lasciando perdere Inuit e Atlantia, Inuit perché è piccolo e poi da poco che nel funzioni di in Atlantia, sappiamo cosa c'è sotto. Partiamo da Campari, Campari che sappiamo che viene da un forte trend rialzista, ma negli ultimi giorni sta sottoperformando nettamente il, il mercato. E andiamo a prendere proprio Campari, e poi ne vado a prendere altri due che potenzialmente sono deboli, ma noi cerchiamo sempre di, di usare un metodo. Il mio metodo, sempre ovviamente entrerò su breakout di prezzi, ma voglio degli indicatori favorevoli da parte degli indicatori oscillatori ciclici. E vediamo un esempio. Quindi qui l'ultimo minimo, si vede chiaramente, è stato fatto qua. Quindi contiamo anche quanto tempo è passato l'ultimo minimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Io avevo detto che qui sto utilizzando degli indicatori oscillatori a 8 periodi, che possono vedere il ciclo bene fino a 16 periodi. Quindi siamo ancora dentro i 16 periodi, quindi quello che mi sta indicando adesso sia l'indicatore l'indicatore media mobile, sia l'indicatore momentum sono all'interno della lettura di un movimento di swing, quindi di oscillatorio che è, partito, che è partito a fine, a fine eh, ottobre e che quindi sta ancora vedendo bene. Vedete che l'indicatore di momento è ancora debole, questo malgrado i prezzi, malgrado i prezzi non si siano particolarmente indeboliti, ma sono sotto la loro media mobile. Tra l'altro la forza relativa, come era, era eh, normale, è discendente, quindi per me questo titolo assolutamente in questo momento, per quanto Campari sia forte di più lungo periodo, non è da prendere in considerazione, Vedremo eventualmente su qualche breakout che adesso l'unico breakout che posso vedere è il massimo precedente, ma potrebbe essere anche potrebbe formare dei massimi intermedi, vedremo quando Supererà dei de eventuali massimi intermedi se il mio indicatore di momentum si allontana dall'asse dello zero, Perché vedete che adesso siamo esattamente sull'asse dello zero, e in discesa, quindi siamo nella fase 3 delle 4 che avevo detto, cioè in una fase di pericolo. Quindi per me in questo momento non è un titolo da prendere in considerazione, almeno che non cambiano tante cose. Quindi brevemente bocciato, per quanto, per quanto devo dire che il fatto che si. Scaricando l'oscillatore e i prezzi di fatto si scaricano poco, è comunque un indicatore di un titolo da tenere comunque lì in considerazione, ma devono cambiare alcune cose. Andiamo a prendere un altro titolo tra quelli deboli, perché l'idea è proprio di prendere i titoli deboli. C'è Enel, guardate Enel, Enel, che è uno degli ultimi. Questa è la classifica proprio da, da, dall'ultimo Inuit, da Enel, che è il quint'ultimo, Questo, alla chiusura di ieri, che negli ultimi 5 giorni ha perso le 10. Andiamo a vedere Enel, che è un altro titolo che sappiamo benissimo essere un titolo mediamente forte e che nel recente passato ha solo il mercato. Guardate, sembra, sembra, il, sembra Campari. Adesso aggiorno il, il server per avere i dati esatti, però sembra veramente di aver, aver messo lo stesso grafico di Campari. Non cambia. L'oscillatore si sta scaricando, i prezzi più di tanto non scaricano, ma l'oscillatore è ancora verso il basso. Eh, le, le, la, le, non l'ho fatto vedere prima su Campari, ma ah, su, su Enel come su Campari la, ehm, i volumi sono ancora mediamente bassi. Io per il momento su questo breakout non comprerei, a meno che non vedessi un... Cambiamento di direzione del mio indicatore di momentum Perché per il momento, tra l'altro, anche l'indicatore di, di forza relativa. Vedete che scende, cioè ha una forza relativa inferiore rispetto all'indice Fuzzi Midb. E quindi vuol dire che potrebbe continuare a sottoperformarlo. Quindi lo terrei lì comunque in osservazione, ma per il momento non è un titolo da prendere in considerazione. Andiamo su, su, in base agli indicatori che ho detto. Eh, andiamo a prendere un terzo che è eh, A2A. Oppure Anzi, prendiamo, prendiamo Terna. Avevo preparato 2A, ma prendiamo Terna, perché eh, A2A è, è molto simile a Enel, anche se Terna è sempre legato alla catena di Enel, se vogliamo. Andiamo a prendere quindi Terna e andiamo a vedere come messo. È un altro titolo che sta sottoperformando il mercato. Eccolo qua, Terna. E, e, Terna, eh, chissà perché quando è scritto Terna, ecco. Perna, anche qui abbiamo il terzo titolo che assomiglia agli altri due precedenti. L'oscillatore sta scaricando, la forza relativa è senza debole, la, i, i volumi sono bassi, i, si, il, i prezzi comunque sono lì, lì, non mi dicono ancora nulla. Forse è una fase di accumulazione, intendiamoci, eh, ma ancora gli, miei, gli, indicatori, gli indicatori che sto utilizzando non mi dicono che è il, momento, è il momento di prenderlo in considerazione. Poi ovviamente questa scrematura la, poi, la, la si può fare esattamente alla rovescia e la, se c'è tempo andrò a prendere poi due o tre titoli invece di quelli più forti e vedremo come gli indicatori di oscillatore di momentum mi dicono eventualmente di, se è il caso di entrare o se già ho perso il momento perché... Sono già in, in forza. Comunque questi tre titoli sono solo a tenere monitorati, ma per il momento non è il caso di, di, di entrare. Scusa, che titolo è questo che stai facendo vedere? Terna. Ah, terna, ok, ok. Eh. Però vedi, questi a, me, questi a me sono titoli che scaricano, ma non mi dispiacciono perché no, quella no, flag certo. lì no? è una flag interessante. Allora, adesso ho preso di nuovo io. Faccio vedere qualche altro titolo che se, a me piace molto. Allora. Eh, Nexi non è un titolo che eh, ultimamente ha fatto molto bene, ok? Eh, non è un titolo che ultimamente ha fatto molto bene perché è rimasto un po' al palo rispetto al mercato, perché diciamo così dopo quel famoso annuncio no, del fondo che ha liquidato una parte dei titoli, eh, assolutamente lì il titolo poi ha fatto fatica a riprendersi. Però attenzione, perché? Perché? Il titolo nelle ultime sedute ha fatto un movimento, secondo me, molto interessante. Cioè ha consolidato. Vorrei dire anche che questo è un titolo che, secondo me, sui fondamentali e per altri aspetti, potrebbe essere molto interessante per gli investitori, perché la fusione con SIA li porta ad avere diciamo, una situazione. Eh, di, di assoluta leadership credo anche all'interno dell'Europa nei pagamenti elettronici ma detto questo uno dei più grossi player europei diventeranno detto questo diciamo che guardate questo livello di prezzi lavora qui lavora qui lavora come supporto come area un pochino più in alto ma sono candele rosse quindi poi chiude sotto lavora pure in questa zona qui lavora qui lavora qui Qui no, qui il prezzo va giù, lo buca, ma qui lo sente di nuovo, cioè tornando su quest'area dei 15.30, accidenti, è un'area noiosa per questo titolo, allora, momentum, io mi posso aspettare che se il titolo superasse questo livello, magari essendo partito un po' dopo, come uno che corre e si stacca dai blocchi di partenza con un po' di ritardo, però poi si lancia nella corsa e prende velocità pian piano ecco io mi aspetto che questo titolo potrebbe far bene se dovesse superare questo livello di prezzo e ripeto io vi sto facendo vedere tante cose alcune vi ho fatte vedere passate altre diciamo ve le faccio vedere eh, diverse e vorrei farvi vedere anche un titolo americano ma vi ricordo che proprio perché non è che siamo proprio sicuri di quello che può succedere evidentemente poi sono lo stop loss e il trading stop che fanno la differenza nel tenere queste posizioni. Allora, questo è un titolo che io avevo segnalato un po' di tempo fa, vi ho fatto vedere prima eh, in, che, in che contesto e lo avevo segnalato per il potenziale breakout di questo livello. Ovviamente nulla di quello che succede da qui in poi era successo quando ho fatto la segnalazione di questo titolo. Allora, eccolo qui. Potenziale breakout, conoscendo io sul breakout entro sempre e poi sicuramente qui avrei subito il trailing stop sulla posizione. Però attenzione, perché questo titolo, oltre a farci vedere come funziona il trailing stop, ci dà anche un'altra opportunità, perché questo è un triangolo, ha avuto una rottura, ma il, il trend rialzista di fondo su questo titolo è molto evidente, eh, lo si vede, certo non è più quello feroce dei primi mesi, è andato un pochino rallentando, però è sempre sostenuto da una trend line con massimi, scusate, con minimi crescenti. Allora, se qui noi torneremo a questo livello e il titolo dovesse tornare sopra quest'area, perché all'indietro se l'è fatta in gap, quindi l'ha proprio saltato questo che poteva essere un supporto e poi ha respinto di nuovo. Qui se dovesse riuscire ad andare sopra, secondo me questo target se lo va a fare di nuovo abbastanza veloce. Questo è un titolo americano, diciamo. Eh, e questo è un titolo assolutamente interessante. Ma per farvi capire, qualcuno scriveva prima: va bene anche gli ETF? Questo modo di, di lavorare va bene su qualsiasi strumento finanziario. Questo è importante. Ora vi faccio vedere, certo, magari eh, vi annoia un po', ma eh, perché ne parliamo ogni giorno, però guardate che bel movimento, che bel movimento sempre fatto di questo tipo di breakout e sempre sostenuto da un trend di fondo assolutamente super interessante. Che bel movimento, dicevo, si può vedere sul rame. E, e questo, e finché il rame, diciamo, si mantiene sopra quest'area dei 3.12, mantiene anche un target interessante che noi possiamo andare a... A ricercare all'indietro perché il target sul rame può essere facilmente trovato intorno a questi 3.30 allora si può andare anche sulle commodities eh, un'altra commodity che un'altra commodity che promette di regalarci qualcosa di interessante potrebbe essere l'oro l'oro dove noi siamo in un trading range dove il mercato fa un po' fatica perché da qualche mese si muove in quest'area più o meno dai 1850 1965 lo si vede bene, ok? ha un'area di, 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 di forte densità qui dentro, okay? eh, ha un'area che ha visto recentemente il titolo oscillare soprattutto all'interno di questi valori, tantissimo, no? però attenzione perché qui il vero trade buono è a ribasso con target 1800 prima e soprattutto poi 1000 quest'anno intorno a 1.750, se rompe verso il basso, ma con target facili, precedenti massimi, secondo me, se va a rompere verso l'alto. Quindi tutto bello è tutto vero, bello fare trading dentro il range, questo è anche ampio, tutto quello che vogliamo, ma a me qui poi piace cavalcare quei movimenti esplosivi, perché hanno un vantaggio i movimenti esplosivi. I movimenti esplosivi, se tu li riesci a prendere, ti trovi subito in guadagno e questa è una sensazione bellissima. Poi ti gestisci il trailing stop, è molto meglio così che non penare, comprare sono già sotto. No, io vado e eh, sono subito in guadagno. Vi chiedo di mettere nella chat il numero 7 se vi è chiaro cosa dico, quando l'inerzia a un certo momento del prezzo che parte ti fa trovare subito in guadagno e ti fa stare bene. Dalla eh, come dire, perché sei subito diciamo così nella posizione giusta. Mettete 7 se vi è chiaro, quanto piacevole è questa sensazione di vedere il tuo conto che segna profitti. È questo che dobbiamo inseguire, non l'adrenalina del trading, ma l'aspetto di sapere che facciamo questo tipo di operazioni e poi le proteggiamo con lo stop. Questo è un aspetto fondamentale. Quindi, gol derame l'abbiamo fatto vedere. La Cadence ve l'ho fatta vedere, vi faccio vedere ora un altro titolo americano che è eh, interessante anche nel nome, no? okay. eh, perché? Perché questo titolo americano, secondo me, eh, per come è abituato a muoversi e per come fa dopo che avvengono degli interessanti breakout, guardate quello di questo livello, adesso è in un ampio trading range che ha, diciamo così: ma qui aspetterei assolutamente la chiusura. Eh, perché guardate quanti tentativi ha abortito nell'intraday. Quindi, una chiusura su questo titolo per valori superiori a quelli che noi possiamo vedere per esempio in questa seduta qui, quindi se qui abbiamo avuto la chiusura a 10.16, diciamo che chiusure sopra 10.20 dollari, ovviamente, su questo titolo, secondo me, poi lo possono far sparare verso l'alto, quindi è Molto interessante anche questo da valutare. No? Esattamente come eh, diciamo così: scusate, di nuovo ho perso la, la pagina, ma ritorno subito. Come diciamo così, eh, eh, voglio dirvi, è stata divisiva, ma io non la vedo tanto oggi, la vedevo ieri e questo ve l'ho anche detto: è stata divisiva Tesla. Che, però, alla fine oggi è andata a farsi un nuovo massimo storico. Secondo me il buy dà assolutamente Trader, diciamo così, su Tesla era legato, vedete questa figura che ritorna tante volte. Secondo me, il buy su Tesla era legato al superamento di questa soglia di prezzo con target il precedente massimo. Quindi, questo anche è un altro movimento interessante in tempo reale, ve ne ho parlato. Vorrei anche parlarvi di un titolo eh, diciamo che invece ha già fatto qualcosa ma serve per capirci, la cui paternità è stata però di Eugenio, perché qualche giorno fa, poi forse si è dimenticato, Eugenio ha parlato dell'ottimo momento di questo titolo. Ti ricordi, Eugenio, quando hai parlato di CNH? Sì, sì, sì. lo avevi segnalato qualche settimana fa. Ci Ci detto, avevo... CNH è uno dei titoli che sono esplosi a rialzo con maggiore vigore, quindi questo è un titolo. Che col superamento dell'area dei 730, il prezzo lo sua memoria, non ho manco bisogno di andare a verificarlo. Col superamento del, del, dei 730 aveva un ostacolo a 750, superato quello, questo è proprio via. Ok, apriamo e facciamo andare. E devo dire che, qui eh, diciamo che probabilmente, eh, in, in tutte queste giornate, a meno che uno non fosse molto aggressivo. Si poteva anche continuare a essere dentro perché qui, vedete, non si è mai andati a fare minimi inferiori a quelli dei giorni precedenti. Quindi qui si poteva anche stare dentro con il training stop, eh, diciamo, da questo punto di vista. Allora, eh, prima di ritornare da te, eh, da te, Eugenio, ricordo a tutti che per approfondire tutti questi temi abbiamo fatto un corso che per voi avrà anche un incredibile sconto, che è il nostro modo di ringraziare la community. Stefano, se vuoi magari rimettere link e eh, codice sconto che la nostra community allargheremo ovviamente, ma la nostra community può sicuramente esatto. avere. E nel frattempo a te Eugenio, se hai qualche altro titolo da mostrare, io poi ne ho uno molto, eh, diciamo ancora uno, gradevole secondo me da farvi vedere. Sì, sì vi, faccio vedere, vi faccio vedere invece uh, le cose alla rovescia. Del mercato italiano, così vediamo i titoli che sono mediamente forti e ne ho scelti, e ne ho scelti tre. Quindi, e poi come... lo diciamo, lo diciamo perché ce l'hanno chiesto in tantissimi, guardiamo anche il grafico di Ferrari perché piace a tutti. Quindi, ok, guardiamo anche la Ferrari dopo, però ho un altro titolo che voglio farvi vedere. Allora inizio, inizio da, da Tenaris Tenaris che eh, negli ultimi cinque giorni ha fatto più 13,5 alla chiusura di ieri. Quindi andiamo a vedere. È bello perché proprio, ricordatevi cosa abbiamo visto prima, eh? ricordatevi che tutti i titoli hanno un minimo a fine, praticamente tutti a fine, a fine ottobre, eh? che sono 14 giorni fa. Quindi qui vedete un titolo fortissimo dove, e qui dobbiamo capire come funziona un oscillatore, vedete che qua l'oscillatore si scarica. Vi ricordate che negli altri grafici l'oscillatore si scaricava ma i prezzi stavano fermi o leggermente in discesa. Qua l'oscillatore si scarica e i prezzi salgono. Come mai? ma perché è un oscillatore su otto periodi e quindi è normale che dopo un tot di giorni o i prezzi continuano a fare accelerazioni rialziste e qui ci sono dei, dei rialzi, per, ma non sono a parte un giorno che fanno accelerazione gli altri sono tutte conferme del rialzo, si, si carica, si carica, ma vedete che comunque i prezzi si allontanano dalla media mobile, quindi vedete che è importante avere un indicatore di tendenza. È un oscillatore e saperlo leggere, qui il fatto che l'oscillatore si scarica con i prezzi che continuano a salire è un indicatore di forza, questa è forza ciclica, quindi vuol dire che quando si ricaricherà l'oscillatore è probabile che i prezzi, probabile, che continueranno nel loro trend, non dico strapperanno, ma è più probabile, sottolineo probabile, che continueranno nel loro trend. Ora questo ormai è andato, è chiaro che è andato, ma un ultimo ingresso ce l'ha dato qua, proprio pochi giorni fa, il 16 rottura dei livelli di prezzo, numero tondo 6, volumi elevati, indicatore di volumi elevati, indicatore di, 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 di tendenza a rialzo con prezzi che si allontanano, l'oscillatore, è vero che si stava leggermente scaricando, ma era ancora elevatissimo, sui prezzi lontanissimi dall'asse di equilibrio che è l'asse dello zero. Questo è un ingresso da manuale. Poi c'era anche un ingresso... Prima dove c'è stato il gap per il sistema, ma questo era un po' più difficile. L'ingresso di pochi giorni fa su questo titolo, questo è un titolo che aveva un momentum e che tuttora ha un momentum decisamente favorevole. Andiamo a prendere un altro titolo, un altro titolo a qualità di primo in classifica e andiamo a prendere poste Italiane, che è subito sotto Maris, col 10 e 18 di rialzo. Vediamo poste Italiane e andiamo a vedere, beh qui addirittura questo è un fuso, vedete che l'indicatore sotto di momentum. Non si scarica, non si scarica perché? Perché dopo un po', praticamente il mercato continua verso una linea retta e l'oscillatore, la linea retta la vede come una linea orizzontale, è una cosa normalissima matematicamente parlando. Anche qui ormai è andato e però qui c'è la data di opportunità cioè di, di opportunità, questo titolo ne date parecchie, perché alla rottura di questi livelli. Questo livello, questo livello, vedete, guardate l'ultimo il livello che era intorno a. 8,4, rottura con volumi, era già due giorni che facevo i volumi, prezzi che si allontanano dalla mia mobile, momentum ancora in forza. E questo qui è un segnale fortissimo su questo titolo. Poi certo, saremo ancora dentro, ma bisogna vedere i trading stop, come giocarsela o utilizzare anche gli indicatori oscillatori come stop, come, come trading stop, però qui saremo ancora dentro, non c'è motivo ancora per uscire. E andiamo sull'ultimo che volevo far presente, su un titolo eccezionale, strapitoso, il, secondo me, il miglior titolo che c'è al mondo: che è Telecom. Ovviamente l'ho detto come battuta per chissà la mia passione per questo titolo, ma lo ce l'ho quindi, quindi sono assolutamente sono di parte. Però Telecom è in classifica al quinto posto 9,3. Questo titolo che lo, se lo vogliono contendere eh, Elon Musk e Warren Buffett. Adesso sono dei miliardi, sicuramente se lo vogliono contendere. Però al di là di questa cosa scherzosa che dico, andiamo a vedere Telecom. E beh, Telecom non è posta italiana, ma è un rialzo convincente. Anche qua siamo ancora su prezzi che si allontanano dalla media mobile. Il momentum è ancora forte, è in orizzontale ma è orizzontale perché i prezzi da molto tempo che salgono e quindi dopo un po' la tendenza rialzista il momento lo vede ancora come lo vede come una fase orizzontale ricordiamo che il momento toglie il trend ecco perché adesso è orizzontale ma su livelli ancora ben sopra l'asse dello zero beh qui anche qui abbiamo già perso un primo, un primo tram il primo tram secondo me è stata questa rottura con volumi la rottura di questo livello con volumi però proprio adesso perché lo metto perché proprio siamo nei dintorni di un altro possibile ingresso. Siamo esattamente lì che è 0,36. Proprio adesso siamo all'interno. Adesso, è meglio che preferisco aggiornare per un attimo perché qui, se non aggiorni, non te li metti giusti gli indicatori oscillatori. E siamo proprio a, a un punto critico. Ora sono 14 giorni di rialzo, quindi bisogna entrare sulla fiducia. qua. Però la rottura di 3,6, quindi ormai l'ha fatto, ma la rottura con volumi di questo livello di 3,6 oggi l'ha fatto. In realtà, prendendo i prezzi precedenti, sarebbero il massimo precedente, che è anche la chiusura è 3,30,3619 e i massimi qua precedenti sono... 0,3611 quindi siamo tra 0,3610 0,3620 meglio 0,3620 secondo me sopra 0,3620 per la situazione in cui è Telecom sarebbe da acquistare l'unica questione sono oltre 14 giorni che sale però se ci dimentichiamo di questo è comunque qui il momentum ancora favorevole per un ingresso perché non c'è ancora nessun segnale di indebolimento su questo titolo quindi ecco eh, anche Telecom ci fa questo. Ferrari lo lascio a te, Davide. Sì, certo. Allora, guarda, eh, facciamo l'ultima carrellata di titoli. Eh, allora, eh, io adesso vi faccio vedere delle situazioni. Di nuovo prendo, eh, vabbè, Ferrari perché me lo avete chiesto. Lo sapete, è un titolo, l'ho detto tante volte, che mi piace. Ha fatto recentemente i nuovi massimi storici. Secondo me, dove è arrivato, L'attuale eh, diciamo significativo movimento col breakout. Lo sapete, a me piacciono molti breakout di questo livello di prezzo. Anche se qui c'era stato un bel pattern di inversione e su un supporto importante. Quindi è chiaro che poi ci vuole più latitudine, a me piace più quando c'è una grande forza. Quindi mi piace più quando si esce addirittura da queste situazioni, ma tant'è, questo è un titolo assolutamente interessante. Eh, vi faccio vedere adesso. Come faccio? Perché voi sapete tutti che il mio cavallo di battaglia, il titolo su cui mi sono più speso, eh, come dire, eh, ho, ho spesso detto che secondo me è legato soprattutto alla caccia al rendimento, alla caccia a quel dividendo, ma ho cominciato a segnalarlo quando questo titolo e quando ha superato i 10 euro dicendo potrebbe fare un target a 11, cosa che ha fatto subito, che ha fatto immediatamente. Era già chiaro. Questo era un bel titolo già lì, ovviamente tornando sui 10 è stato ancora più eccellente, poi il breakout degli 11 euro è stato di nuovo interessante, se adesso tornasse a 11 euro per me sarebbe di nuovo bye, ma rimane un titolo bye. Questa mattina facevo vedere che si trovava su una resistenza molto molto importante, ma ha rotto anche quella, ha una forza relativa impressionante, guardate. Che livello grafico è andato a superare nella seduta di oggi è andato a superare un livello che ha funzionato in passato tantissimo da supporto e da resistenza che è i 12,60 euro allora qui accidenti questo è un titolo che si apre a target anche ulteriormente interessanti prima o poi dovrà tornare indietro ma attenzione perché eh, è un titolo forte è un titolo che promette un maxi dividendo prima di fondersi con Peugeot ed è un titolo interessante ma per rimanere in tema e anche di dire di cose diverse, secondo me uno dei potenziali segnali più belli che possono venire dal mercato, perché questo è proprio, sarebbe proprio uno strong buy, è se riuscisse il, il movimento che potrebbe portare il DAX sopra i 13.200 punti. Guardate dal mese di luglio quante volte il DAX ha cercato di superare questa soglia senza riuscirci mai. L'unica volta che Intradec è andato sopra con decisione, guardate dove poi è andato a chiudere, molto più in basso. Quindi questo è un prezzo molto, molto significativo per il DAX. Significa molto. Significa che sopra questi valori si va dritti, dritti e con grande velocità a testare probabilmente il precedente massimo storico. Quindi per dire di, di che, come dire che si parla di situazioni già viste, ma anche di situazioni in divenire. Secondo me questo è molto interessante. In ultimo mostro un titolo che andrà valutato con attenzione, chissà, qualcuno potrebbe pensare che magari sia già fine corsa, ma questo bancario ragazzi è tornato per l'ennesima volta e di solito quando arriva qui poi torna indietro. Quindi attenzione, guardate quante volte quest'area di prezzo ha respinto i corsi. Adesso siamo di nuovo qui. Attenzione perché qui diciamo c'è una resistenza che noi possiamo definire come un'area, perché parte da qua, livello che abbiamo già superato, e finisce qui con questo massimo, quindi noi abbiamo un'area di resistenza che va dall'euro 85 che abbiamo visto qui e diciamo così arriva fino all'euro 92, quindi se questo titolo riesce ad andare sopra e a maggior ragione dovesse riuscire addirittura, perché secondo me se arriva a 2 non la guarda nemmeno, il target è molto alto, è eh, perché questo titolo difficile que questa roba qui l'ha fatta di corsa l'ha fatta diciamo così eh, l'ha fatta quasi scivolando giorno dopo giorno quindi secondo me i 2 e 25 no vedete quando ha fatto questa scivolata qui i volumi crescevano ma il grosso dei volumi il titolo li ha fatti sotto questa soglia di prezzo li ha fatti più in quest'area no allora io credo che sopra quest'area potrebbe andare abbastanza interessante e in questo momento consapevole che il titolo potrebbe anche farsi una bella flag eh, perché potrebbe anche andare a farsi un movimento di questo tipo potrebbe anche congestionare però io in questo momento con i mercati che hanno questa forza relativa starei molto attento a fare operazioni ribassiste significherebbe andare contro il trend principale e se quello che vi ho detto finora del trading di momentum deve avere un senso eh, diciamo così e la definizione di trading multiday ricordatevi quello che abbiamo letto su traderpedia si sta con il trend principale che in questo momento è rialzo e innegabilmente lo è soprattutto sul listino italiano allora bene vorrei dirvi eh, siamo arrivati qua è un punto importante vi ricordo che eh, gli approfondimenti li potremo andare a fare tutti diciamo così eh, quando eh, faremo questo corso che vi torno a ripetere è eh, secondo me la miglior proposta che noi possiamo farvi in questo momento mettendo assieme e condividendo l'esperienza mia e quella di Eugenio per voi diciamo così eh, assolutamente interessante e da non perderci vi ricordo che per voi abbiamo pensato a uno sconto che davvero fa costare questo corso in quattro moduli che dureranno tra l'ora e l'ora e mezza, diciamo per capirci, quindi presumo che cominciando alle sei e mezza potrebbero finire non dopo le otto, comunque intorno alle otto, ecco un'ora del genere. Ma ricordo che ognuno di voi li potrà comunque guardare in registrate quando volete. Stefano ha rimesso i link, c'è il link anche sotto la pagina, quindi potete tornare a eh, cliccare. Allora io, che cosa posso dirvi? Intanto vi dico anche in ragione di questo modo che abbiamo avuto di pensare a voi, e torno qua così mi, ci vediamo col faccione insieme a Eugenio, vi chiedo di metterci, per chi non l'avesse ancora fatto, un bel like a questo, eh, a questo webinar, perché io ho dato tutto e sono stanco davvero, eh, ci ho messo tutto me stesso per cercare di raccontarvi, non solo al mattino ma anche alla sera, tutta questa attività di trading. Vedo Eugenio che si sta sempre più come dire traslando nel quadro alle sue spalle sempre più parte del quadro oramai, sta diventando un pezzo del quadro stesso ringrazio davvero tutti voi che avete partecipato ho fame quindi andiamo tutti sì. a fare cena esatto. eh, che mi sembra doveroso e vi aspetto domani mattina market briefing vi aspetto a questo corso sarei sta contentissimo se voi partecipaste numerosi perché poi Potremmo creare sempre più community, potremmo condividere più cose, avrete sempre più cose voi da dire e da aiutare anche noi a crescere. Quindi condivisione, condivisione, condivisione. E Eugenio a te per un saluto, soprattutto non vorrei dimenticare stamattina. Mi ha cazziato. Grazie Stefano che ci ha mandato in onda! Grazie Stefano. E senza grazie di lui non, poi, ragazzi. Senza no, di lui non no, potrebbe ero, essere, esatto. grazie Stefano. Eh, no, volevo dire, volevo dire che eh, andate a vedere bene in dettaglio tutti gli argomenti che trattiamo nel corso. Non, esatto. non sono cose banali. No. No. Alcune cose sono semplici assolutamente, altre cose sono molto più approfondite, ma in mezzo, al di là dell'argomento, c'è tutta la nostra esperienza di oltre vent'anni di trading e questo fa la differenza. Io cercherò di tradurvi il tutto nel modo più semplice possibile, ci provo sempre e cercherò di farlo anche questa volta assolutamente. Quindi grazie davvero a tutti voi, grazie grazie e ci sentiamo, ci vediamo domani mattina a market briefing. Ciao a tutti, ciao Genio, ciao Stefano, alla ciao prossima tutti, ciao. ragazzi.